Assolutamente, mi trema per l'emozione, per l'esordio di questo Avellino in campionato. Innanzitutto buonasera a tutti i nostri telespettatori. Finalmente si ritorna al calcio giocato, si rivedrà l'Avellino in campo per questa stagione 2021-2022 campionato di Lega Pro, e vi stiamo facendo vedere un ingresso dello Stadio Partenio con una mini coda dei tifosi che ritornano allo Stadio Partenio in maniera un po' più numerosa rispetto all'anno scorso, dove soltanto 1000 spettatori. Adesso ne possono entrare circa 3.000, poco di più, ed è importante, questo è un segnale, se è un possibile ritorno alla normalità. Manca la fetta più importante del tifo, ovvero la Curva Sud, che ha fatto questa scelta condivisibile da un lato, al tempo stesso però comunque gli stati rimangono un po' muti senza la parte più forte del tifo organizzato. Da dire anche un bel gesto da parte della Curva Sud, sì, è certo, lo striscione, sì, dedicato a Dino, al collega Dino Manganiello, che abbracciamo ovviamente forte 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 e lo salutiamo. Vogliamo provare a vedere un po' quali sono gli animi, no, dei tifosi biancoverdi che sono qui in fila. Ecco, vediamo qualche volto noto. Siamo in diretta, ragazzi, vi vogliamo soltanto chiedere quali sono le sensazioni di essere in fila adesso per entrare. L'attesa è dura, però speriamo, insomma, che la partita via grosse soddisfazioni, però non diciamo nient'altro. Assolutamente no, la scaramanzia è sempre al primo posto. Vediamo se c'è qualche altro tifoso che ci vuole dire qualcosa. Insomma, sensazione. Siamo contenti di essere tornati allo stadio, questa qua è la cosa più importante, che insomma condividiamo questi momenti insieme ai nostri amici e anche ai nostri nemici. Però speriamo bene stasera, io sono fiducioso, vinciamo con il campo basso. E così finiamo anche queste polemiche che sono proprio una rovina. Bene, 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 facciamo i dovuti scongiuri, speriamo che si realizzi tutto questo. È una partita delicata stasera, ragazzi, non sarà facilissimo, no? Battere un campo basso che non è promosso, che arriva con grandissima euforia. Questa è la fila, no, che state vedendo, lato curva sud, pian piano arrivano sempre più tifosi, insomma, c'è... Mi sento un po' basso. Mi allontano dal telefono. Ma sappiamo che i colleghi. Abbiamo visto tanti tifosi, caro Michelangelo. Sì, un po' in tutti i settori, che comunque già da una ventina di minuti stanno entrando allo Stadio Partenio. Le procedure sono un po' lunghe, perché giustamente bisogna controllare anche il Green Pass oltre il tagliando, quindi è normale se vengano a creare queste piccole code, questi piccoli intoppi. Però dicevamo, ancora una volta lo ribadiamo, la sensazione, l'emozione di rivedere anche queste immagini, no? Queste scene bellissime, i tifosi in coda ad attendere il proprio turno e poi i tornelli per andare in curva, ogni tribuna, ci è mancato tantissimo Michelangelo durante il corso di Stadio Studio. Sentiremo, speriamo, l'esultanza dei tifosi, non ci sarà più quel silenzio assordante. Non ci sentiranno più. No, anche perché dobbiamo pensare, sì, esatto, che finalmente sentiremo un sottofondo rispetto a quelle altre gare, ma si tratta anche di un campionato molto particolare, perché il ritorno allo stadio significa anche per tanti club avere parte del tifo, si sentirà un po' più di calore, i campi difficili come appunto quelli là che potranno essere Taranto, Catania, Palermo, si sentirà la differenza, però ci sarà curiosità nel vedere i dati della vendita dei taglianti di questa giornata, perché siamo sui 3.000 comunque. Sì, parlo in generale nel campionato di Lega Pro, perché la Serie A c'è stato un po' un flop, diciamolo così, anche la partita di Coppa Italia per il Palermo, parlando sulla nostra squadra, non è che è andata benissimo, mettiamola in questi termini, poi da capire. Io anche la campagna. Le sensazioni di essere di nuovo in fila per entrare allo stadio, una bella emozione. Fa piacere, dopo tanto tempo si fa l'emozione. Da quanto tempo è che non veniva allo stadio? Sono venuto domenica scorsa per la presentazione. Io parlo di campionato. L'ultima partita fu a febbraio del 2020. Ok, ok. Che giocammo in casa, non ricordo quanti. È fiducioso per questo nuovo campionato dell'Avellino? Sì, abbastanza. Bene, quindi c'è ottimismo. Ottimismo. Deve, giusto. Lei è positivo per questa sera, per questa prima gara di campionato? È ottimista per la prima gara di campionato? Io non sono ottimista, però spero che finalmente quest'anno si possa andare in Serie B. E lo dice una persona che abita in provincia di Salerno e viene da 50 anni a vedere la partita da vedere. Bene, assolutamente. Prima della Serie A. Assolutamente, quindi, assolutamente. Qui vediamo i nostri colleghi, salve Pietro, salve un po' a tutti. Ciao.
Allora, insomma, c'è un po' di ottimismo per oggi con questo ritorno dei tifosi, un po' di generale. Speriamo bene, anche se manca qualcosa, sicuramente, soprattutto in attacco. Speriamo bene, perché Angelo comunque credo che prenda provvedimenti sicuramente a completarlo. Vediamo cosa regalerà l'ultima di mercato, gli ultimi giorni di mercato. Magari sì, perché noi, se ricordiamo bene, l'anno scorso pure a fine mercato abbiamo preso Ferla, magari il botto viene alla fine. Vediamo che cosa ci regalerà, insomma. Speriamo bene. Vediamo, vediamo, vediamo. Intanto cresce la fila, salve. Raccogliamo qualche altra... Tanto... Sì, cresce la fila, quindi insomma tanti tifosi stanno arrivando qui al Partenio. Intanto vediamo tanti messaggi dei nostri telespettatori. Un bel messaggio di Paola Delle Penne, dice: oggi si deve vincere per Dino Manganiello. È assolutamente, sarebbe un bellissimo, un bel modo di iniziare. Tutti uniti per un solo obiettivo, forza Avellino. E intanto ho perso altri messaggi. Intanto la fila cresce sempre di più. Vediamo che oramai si sta venendo a formare un serpentone, c'è il ritorno anche dei bambini, come abbiamo visto, delle famiglie all'interno dello stadio Partenio. Noi intanto ci incamminiamo così, vediamo. Per tornare dal lato Montevergine, dove saremo a partire dalle ore 20 insieme al Divin Peluso per Stadio Studio, mancano quasi 20 minuti, insomma, più o meno non vediamo l'ora anche noi di tornare, no, sulla nostra postazione per raccontarvi le partite dell'Avellino. Lo faremo a modo nostro, ovviamente, come avete già visto nella passata stagione, con il ritorno del commissario, la figura del commissario. Ci divertiremo, ti voglio commissario in tutti i campi quest'anno. Come l'anno scorso, insomma, gireremo tutto il girone C, questo girone meridionale che si conferma un girone con tantissime piazze storiche e abbastanza ostiche. Staremo a vedere. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Emozionato per questo ritorno allo stadio? Moltissimo. Bene. In quanto volevo dire, Messina è un giocatore che tiene un grande avvenire. Se l'Avellino lo vende, fa un grande sbaglio. È il primo che arriva sul pallone. L'ha dimostrato. In Inghilterra i giocatori a 19-20 anni giocano in Serie A, quindi è un giocatore che l'Avellino deve tenerlo, quando entra fa la differenza. Speriamo bene, cioè, gli auguriamo il meglio a Messina. Secondo lei oggi sarà una partita complicata stasera, le chiedo, contro una neopromossa alla prima giornata? Io sono convinto che l'Avellino quest'anno qua, la squadra come la vedo io, quello che me ne intendo di pallone, dal mio punto di vista l'Avellino quest'anno qua vincerà il campionato a mani basse. Beh, speriamo, speriamo. Non è scaramantico, sono convinto. Io l'ho seguito, vedo i giocatori che ci sono. Braglia tiene le reti un poco tirate, ma comunque io sono convinto che la squadra ci farà divertire, insomma, quest'anno. Grazie. 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 Ciao. Grazie, grazie mille. Siamo già in diretta. Ecco qui tantissimi altri tifosi che si stanno recando allo stadio, un osso duro anche, perché vi ricordo, vedo tanti volti nuovi in attesa che riesci a levarti il biglietto appunto dalla bocca. Allora, ottimismo per la gara di stasera, le sensazioni? Sempre ottimismo, Michela, noi veniamo qui per fare i tifosi, non per fare polemiche, per incitare la squadra e basta. Questo è l'obiettivo del tifoso, dovrebbe essere questo, ma ultimamente ad Avellino si è perso il vizio, pensiamo prima a contestare e poi dopo a fare il tifo per la squadra. Ebbene, bene, è una piazza calda Avellino. Buona partita, intanto vediamo qui appunto dalle varie strade adiacenti allo stadio Partenio, si vedono sempre più tifosi. Sono belle scene queste anche appunto dei bambini piccoli qui vestiti di bianco-verde, sono cose che fanno ben sperare di poter ritornare un po' alla pseudo-normalità dopo questi anni difficili. Intanto voglio recuperare un attimo il mio collega Pellegrino, andiamo, proseguiamo il nostro giro in attesa della direttista del studio. Un tifoso ci aveva chiesto, insomma, visto il soccorso, perché sembrerebbe destinato al Modena, però Braglia lo aveva fatto capire, insomma, che non vuole un trequartista, che voleva un'alternativa, che vuole un'alternativa a Mikoski e Canute, quindi non ci immaginavamo più un arrivo, no, di un grande nome, anche se il mercato chiude il 31, anche se l'Avellino sarà vigile lì a Milano e siamo sicuri che il direttore di somma coglierà l'opportunità che si verrà a creare sicuramente, come ci diceva il nostro tifoso l'anno scorso con Enrico e Fella, l'ultima giornata, stagione sfortunata per Enrico, mentre Fella, insomma, ha fatto il suo con 9 gol, ci si aspettava qualcosina di più, però insomma è stata un'annata particolare, mentre Enrico ha giocato già titolare nella prima giornata
Enrico ha giocato già titolare, no? Nella prima giornata di ieri, quella della sua Viterbese, però anche se ha perso poi la partita in casa contro, in casa della Fermana. Intanto stiamo continuando a vedere i tifosi, noi ci stiamo dirigendo. No, ma anche Angelo, ritornando al discorso dei cosiddetti attaccanti, con i gol, vedi Fella, purtroppo fece 17 gol l'anno prima col Monopoli, ad Avellino il Reese di meno, adesso dovremmo vedere col Palermo che genere di stagione farà, già è andato in gol alla prima gara di Coppa Italia con la formazione rosanera. Talvolta il calcio, diciamo, i numeri non sempre sono affidabili, soprattutto in queste categorie. Intanto ci stiamo avvicinando nei pressi della curva sud. Sì, noi siamo anche tra l'altro in chiusura di questa nostra mini diretta perché il tempo, l'orologio ci impone di andare nella nostra postazione dove ci stiamo dirigendo. Quanti tifosi saranno presenti? Ci chiede Marco Evangelista. Sono quasi oltre 3200 biglietti più o meno, erano rimasti soltanto un centinaio, crediamo che siano andati quasi tutti appunto in sold out, quasi tutti i settori, lo vediamo anche da queste file che si stanno venendo a creare negli ultimi minuti prima del fischio d'inizio. Allora, cari telespettatori, noi chiudiamo questa diretta per cominciare un altro fra un quarto d'ora, in pratica alle ore 20 stadio e studio, per raccontarvi Avellino Campobasso con Michelangelo Freda, il commissario, con il divin Peluso. Allora, con queste immagini vi lasciamo e, come detto, ci ritroviamo alle ore 20 sul canale 90 Prima TV Digitale Terrestre e ovviamente in diretta Facebook sulla pagina di Prima TV. Siamo in diretta, il signore ci fa vedere che siamo in diretta. Esatto, esatto. Facciamo vedere. No, lui è... Non siete voi. No. Piccola gaffa in diretta, salve. Vediamo anche le bancarelle appunto qui vicino, appunto il ritorno, famiglie festanti e comunque... Siamo... Ci segue sempre, quindi sempre vi seguo, ecco qua. Vedi. Eccoci qua. Cioè se io vi seguo sempre, grazie. Immagino. Ma a proposito, Dino come sta? Dino lo abbracciamo forte e lo salutiamo, tornerà sicuramente allo stadio Parte dei Lombardi. Noi siamo in diretta, ci vuol dire qualcosa sulla partita? È fiducioso? No, non lo so, io ho l'abbonamento da una vita e sono venuto a vedere com'è la situazione. Un curioso. Ho avuto sempre l'abbonamento, per questa è la prima partita. Io ho l'abbonamento in tribuna, siccome è un biglietto singolo e fa caldo vado là, ma se no vengo sempre in tribuna laterale lì da 20 anni. Benissimo. Cosa storico. Grazie. No, ma io venivo già del 77 qua, alla curva. Benissimo, la temperatura che fa cambiare l'idea. Grazie. In bocca al lupo, ragazzi. Viva il lupo. Benissimo, allora Michelangelo, vedete che questa volta davvero possiamo chiudere la nostra... Sì.